Io direi adesso che qualche cosa del genere dovrebbe dire Barlocco, il quale è la controfigura, è la figliola, come sapete, di Teresa, sono, no? Sono il personaggio di Mabilia. Lui è un bel ragazzo e quindi può anche sembrare una bella donna quando si traveste, ed è bravissimo, ormai specializzato in tutte le moine che comportano appunto l'appartenere agli imitatori della Osiris, perché all'inizio fu proprio una parodia, adesso ha una sua personalità artistica. Sì. E dirò però che tutti gli anni, non è che abbia parodiato solo la Osiris. Certo, all'inizio. Tutti gli anni faccio la parodia di qualche personaggio, oltre ad essere la Mabilia, perché la Mabilia si divide praticamente in due personaggi, cioè la Mabilia che è da cortile, la Mabilia figlia di Teresa, e la Mabilia soubrette, cioè è il sogno di questa Mabilia povera di, da cortile, che è il sogno di diventare una Osiris. Ecco anche perché quest'anno, non so, faccio la Marlene di Atriz, ma non è che mi sono rifatto, come hanno detto, a certe compagnie che la fanno. Io, è 26 anni che faccio delle parodie, ho fatto la Marilyn Monroe, ho fatto la Giusti, ho fatto la Osiris. Tutti gli anni faccio la Callas, insomma, non è che... Marlene, Marlene, Maria Maddalena von Loch, Marlene, Marlene, divenne poi Marlene di Atriz, partita da Berlino, rimase a Hollywood. Nera guerra, tutta in bianco lei era Marlene, Marlene, olliviana diventò Marlene, Marlene, la grande guerra. C'è da chiedersi, dopo così strepitoso successo degli Milanesi, come mai la compagnia non sia di giro, come mai non si trasferisca nelle importanti città italiane e anche in Svizzera, dove i lombardi sono tutti, quelli ticinesi per esempio. Ebbene, la risposta è molto semplice, sono lavoratori e ogni notte devono rientrare a Legnano per andare in fabbrica o in ufficio l'indomani mattina.